Allora, tutti pronti per partire con il free skating della gara femminile? Ricordiamo subito qual è la situazione dopo lo show program. Elena Gedmanishvili è in prima posizione. L'atleta georgiana davvero ci ha emozionati con il suo Schindler List, un programma che lei stessa ha detto in conferenza stampa sente profondamente ed è contenta di aver dato proprio queste grandi vibrazioni al pubblico che l'ha seguita. In seconda posizione, Kathleen Osmond, al suo esordio tra il senior nel Grand Prix, l'atleta canadese che ha davvero tutte le attenzioni di un paese su di lei, perché è un paese che cerca ancora l'erede di Joanie Rochette, che si è ritirata dopo l'Olimpiade. In terza posizione, Ksenia Makarova, l'atleta russa che mi sembra evidente che non ha assolutamente paura né teme tutte le giovani leve che arrivano dalla Russia, come questa che stiamo vedendo in questo momento, Polina Schlepen, che però chiude la classifica dello show program. Seguiamola insieme nel suo free skating. Via col vento per lei. Triplo loop, triplo flip e triplo loop in combinazione con un piccolo problema nell'atterraggio del triplo loop. Salco, triplo toll. Caduto nel doppio axel, non è riuscito a completare la rotazione. Sembra che addirittura sia caduto in avanti. Doppio axel. Questa è una brutta caduta, però ha sbattuto proprio contro la balaustra. Bruttissimo. Ma sai cos'è? La vedo molto stanca e difficile sì, adesso andare avanti, dallo però brava. sguardo, sì. Forse non è ancora pronta a livello di preparazione atletica, eh.
Polina Slepen, tante attese su di lei ovviamente, perché fa parte del cosiddetto Wunder Team, no? Del team delle meraviglie che sta arrivando dalla Russia, però tutte queste ragazze, l'abbiamo visto anche con la Tutamisheva, stanno avendo anche dei problemi di crescita, e proprio per anche la Tutamisheva in questo caso, che è sesta dopo lo short, sta proprio avendo questi problemi, l'abbiamo visto anche aver preso un po' di peso, come normale che sia nel cambiamento dell'età. Del resto anche questa atleta è giovanissima, ha 17 anni, per lei era l'esordio qui al Grand Prix Senior. Ovviamente immagino lo volesse completamente diverso, Fabrizio. Sì, non è certo bello avere un esordio del genere, anche se comunque è una bellissima esperienza ed è un'ottima occasione per iniziare ad assaggiare quello che è il mondo reale senior del pattinaggio su ghiaccio. Vediamo ancora qui Igor Spilvan e il suo staff. Vediamo la prima combinazione. No, abbiamo visto il dettaglio sull'atterraggio del secondo salto, magari... Guardate che lo rifà, guardate come atterra in avanti, per cui sicuramente qua verrà degradato e i giudici non potranno che dare un giudizio negativo al salto in sé. Questo è il triplo Salkov con in combinazione il triplo Toluk. L'ho vista molto imprecisa a livello tecnico. Nella coreografia, devo essere sincero, non mi è piaciuta per niente, perché anche questo è l'Axel che atterra completamente in avanti. La coreografia è molto... meccanica, non è sentita. Questo è l'errore nel Lutz finale, dove c'è stata la caduta abbastanza eclatante contro la balaustra, e la coreografia non mi ha convinto. Non mi ha convinto la scelta musicale, io l'avrei vista completamente interpretata in maniera diversa. Non mi ha dato quelle sensazioni di leggerezza, di morbidezza, di eleganza. È una cosa molto ripeto il termine, molto meccanica. Andremo a vedere anche la giuria, ovviamente troppi errori, e come tu mi insegni, quando ci sono troppi errori anche a livello tecnico, poi inevitabilmente scende anche tutto ciò che riguarda i program components, la presentazione, sì, l'interpretazione, sì, sì. Però io dico sempre che questo è uno sport che insegna a tutti noi tantissimo, perché bisogna rialzarsi e andare avanti. Incredibile questa cosa, lei veramente dopo aver preso anche la balaustra ha avuto una forza incredibile per andare avanti, e il pubblico a Windsor in Canada la sta veramente supportando. Sì, sì, hai perfettamente ragione, ripetiamo che comunque tutti questi errori tecnici che si meritano tra virgolette dei GOE, dei grade of execution negativi, vanno comunque a inficiare quello che è il punteggio dei components, che i giudici purtroppo dovranno dare abbassare il punteggio che vogliono dare. Ricordiamo che i valori dei components vanno dallo 0,25 al 10 e c'è sempre lo scarto di 0,25. Giustamente si parte da una cosa di molto scarsa a una cosa, a degli elementi, delle caratteristiche da overstanding, dove siano cose talmente eclatanti, talmente straordinarie, che siano veramente... Ci rimani senza parole. Bravissima. Beh, abbiamo visto components altissimi nella gara maschile per quello che riguarda Patrick Chan, che continua a piacere tantissimo, ma con grande soddisfazione abbiamo visto anche components importanti per la nostra coppia azzurra Cappellini la notte per quanto riguarda la danza. Adesso naturalmente aspettiamo con ansia anche Stefania Berton Ondra Otarek, che sono tutti gli atleti delle Fiamme Azzurre che avremo in gara proprio qui a Skate Canada. Spieghiamo perché c'è questa attesa. Allora, lei ha commesso troppe imperfezioni nei salti, troppe irregolarità, per cui il pannello tecnico avrà chiamato tanti review su degli elementi e staranno andando uno ad uno, li staranno andando a vedere. Vediamo allora se questa analisi dettagliata è terminata. Vediamo un po'. 36 e 37 per i free, 43 e 74 i components, due punti di retrazione, 78 e 11 per quanto riguarda il suo free skating. Lo ricordiamo, era ultima anche nello short program, quindi il suo totale ora è di 124 e 29. Fabrizio, giusti così? Secondo me sì, bisogna anche vedere la prima a scendere in pista. Vediamo anche come si comportano le altre ragazze. Diciamo che Polina non ha proprio esordito in maniera nella migliore delle maniere.